Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Pepperback Collectibles. Oggi un video un po' particolare che purtroppo non mi capita di fare molto spesso sul canale, anche se una volta era già successo che un iscritto, Samuele, che ringrazio e saluto ancora una volta, mi inviasse un pacchettino regalo contenente l'ultima card che mi mancava per la collezione Panini dell'album di figurine di Spider-Man. Quindi ancora grazie Samuele. Oggi è successo di nuovo, Sara Zulian, una nuova iscritta, mi ha mandato un pacchettino regalo, pacchetto misterioso di cui non conosco il contenuto, anche se un pochino me lo aspetto, e quindi ragazzi sono qui e faremo insieme l'unboxing. Prima di cominciare ancora grazie mille Sara, ci siamo conosciuti tramite i miei shorts sulle card di Naruto Kaioh, e poi da cosa nasce cosa, abbiamo parlato un pochino, ho scoperto che Sara non solo ha un profilo Instagram meraviglioso, una grande artista, fa un sacco di cose, ma poi ha un profilo Vinted appunto in cui vende queste carte meravigliose dedicate a Naruto. Quindi poi vi metterò qui sotto in descrizione ovviamente i link ai profili e vi invito a dargli un'occhiata. Detto questo raga, i guanti l'ho indossati, ovviamente sempre un minimo di professionalità ci vuole, indossati poi a tutte e due le mani, a buon intenditore poche parole, e quindi non mi rimane appunto che unboxare questo pacchetto insieme a voi. Eccoci qui raga, allora cominciamo l'unboxing con il mio amico taglierino. Ora non so cosa ci sia, quindi ho un po' d'ansia nell'aprirlo per paura di rovinarlo. Sara, poi spero che non stia rovinando nulla all'interno. Ok, già vedo qualcosa che a me piace, magari guardate lì che spettacolo. Immaginavo che ovviamente fosse qualcosa a tema Naruto. Intanto mettiamo via questo scatolone. Via. Allora intanto guardate che pacchettino che ha fatto. Ci ha messo dei ritagli di vari personaggi di Naruto ovviamente. Ecco qua, immaginavo grande. Allora, qui ci ha messo praticamente le bustine. Guardate che spettacolo di pacchetto che ha ricreato. Mamma mia, ve l'ho detto raga, qui guardate che belli questi. Questi sono i pacchetti ovviamente delle card di Naruto, Naruto Kaioh, quindi mi immagino che dentro ci sia qualcosa del genere. Vediamo un pochino. Sarà poi a buon vendere ovviamente. Mamma mia, guardate che figata. Un altro pacchetto Naruto Kaioh. Cioè raga, che pacchetti fa Sara? Cos'è? Allora, vediamo un pochino. Spero di non rovinare nulla. Ok. No, vabbè. Ho già guardato un pochino. Allora, apriamo questo. Lo lasciamo così. Madonna. Fantastico. Che bello il disegno, Sara. Date Baiò. Bellissima. Guardate la scatolina. E qui vedo un bel po' di card. Madonna, guardate che figata. Ma quante me ne hai date? Ovviamente ognuna con la sua sleeve. Guardate che professionalità. Spero adesso di tirarne fuori un po' per volta. E vi faccio, raga, una rapida carrellata. Sara, ma te si matta comunque. Guardate che figata ste card, raga. Tutte con la sleeve, poi me la date. Tutte SSR. Tra l'altro una verità non eccellente. No, vabbè. Mamma mia, Sara, io sono senza parole perché sono bellissime. Guardate che figata. Guardate poi la perfezione, tutte. Mamma mia. Raga, chi compra, chi volesse comprare ste card da Sara, guardate che pacchi che fa. Ah, tra l'altro questa è una rarità diversa, ZR. Ah, madonna. Guardate, ma quante me ne date poi? Mamma mia. Le metto un attimino da parte, raga, dopo. Cioè, guardate quante. Oddio. Ah, ma le sleeve. Madonna. Cerco di fare una carrellata. Guardate poi l'imballaggio. Io sono senza parole. Sara, mannaggia a te. Guardate che belle. Oh, figo Boruto, non l'avevo mai visto. Tsunade, vabbè. Ovviamente la riconosciamo tutti per gli occhi.
Guardate questa, che bella. Mamma mia. Mi sa che è meglio. Io mi ci perdo. Bellissimo Shyama. Mi ci perdo io in queste cose, raga, quindi cerco di fare una carrellata. Guardate che bella anche questa. Cioè, raga, vi rendete conto? Sara, io non so veramente come ringraziarti, cioè. Guardate questa. Ogni tanto c'è qualche rarità un po' più alta che, se ho capito com'è, Sara ovviamente la... Guardate qui! No, Sara, cioè io veramente... Io vabbè, scusate raga, guardate, mi ha dato anche le sleeve. Guardate quante sono belle queste. Ovviamente questa roba, raga, va trattata giustamente con i guanti perché... E non è finita qui, guardate quanta roba non ci ha messo. Oddio, adesso questo come faccio ad aprirlo senza rovinare niente? Cioè, guardate che pacchettini che fa sta ragazza. Cioè, roba da... Sara, non uccidermi, sto per aprirlo in questo modo. Spero che non vada a vanificare tutto il lavorone che hai fatto. No, vabbè, ma anche qui ci hai messo la custodia di plastica? Mamma mia, guarda che roba. Cioè, ogni cosa è super protetta. Cioè, manco gliel'avessi comprata. Cioè, guardate che fighe. Cioè, boh, vabbè. Io, raga, scusate, ma io sono senza parole perché... Cioè, sono super contento di questo. Ho cominciato da poco questa collezione. Mi dispiace che debba strapparlo perché è troppo bello per essere strappato. Ho cominciato da poco questa collezione, mi ci sono infognato malissimo. E ricevere tutte queste card da un iscritto per me già è un'emozione di per sé. Quindi, qui ve ne faccio vedere qualcun'altra. Guardate che fighe anche queste. Che poi me le ha mandate tutte diverse. Cioè, ha fatto proprio una selezione. Guardate che belle queste. Madara. Madara Kerr con la sleeve nera. Mamma mia. Ve le faccio vedere un po' più velocemente, raga, perché non voglio far durare il video troppo tempo. Questa trasparente, guardate che figa. Mamma mia. Comunque, raga, per qualsiasi informazione su queste card, lei è un... Guardate questa, anche bellissima. Lei è super specializzata, quindi se... Con questo video, grazie a questo video, magari mi piacerebbe tanto, vi siete anche minimamente interessati? Box super fragile e misterioso, mi ce l'ha scritto pure. Oddio, super fragile, adesso potrebbe essere un problema, da dove lo apro, tipo? Faccio un'incisione qui, sperando di non distruggere qualcosa. E, cioè, vi dicevo, se avete bisogno di qualsiasi informazione al riguardo sulle card, vabbè, chiedete a me, ma lei sicuramente vi saprà dare molte più info di quante ve ne possa dare io, perché adesso non vorrei fare tagli in questo video. Madonna, che cavolo ci sarà qui dentro? Oh, non me ne frega, anche se dura tanto il video, raga, ve lo tenete. Che vedevo di... È troppo bello fare questi unboxing. Poi se me ci scrivi... Porca miseria. Un po' ti sto odiando, Sara. Posso dirlo? Che un pochino ti sto odiando. Cioè, mi ci ha fatto tipo l'escape room. Che figata. Allora, aspetta. Punto esclamativo. HUE, cioè, boh. Tra l'altro non vi dico cosa mi sembra questa roba, mi sembra tipo un panetto. Ancora, porca miseria. Fai il video con i regali degli iscritti, dicevano. Cazzo, l'ho tagliato, no, eh? Non mi dico che ho fatto danni perché... Percepisci l'aura di mistero che avvolge il pacco segreto? Eh sì, percepisco anche due... A wild set appeared. Ah, accidenti.
citazione ai Pokémon, ovviamente. A Wild Set Appeared. E stavo dicendo che percepisco anche le mie gonadi che si gonfiano fortissimo. Che miseria, ti odio, Sara. Posso dire che ti odio. Regalo misterioso. Vediamo un po'. Ah, ovviamente. Guardate che figa anche questa immagine. Questa si sarebbe da conservare. Verrà un sacco di soldi, semi-cheat. L'unico vero set Naruto Kaio. Vediamo un po'. Che figata, raga. E non è l'unboxing più figo che si potesse fare. Se vi interessano ovviamente queste card. Non mi dico, ho tagliato qualcosa per la fuga di aprirlo. Ma quante me ne... No, vabbè. No, vabbè. Quante me ne hai date, oh? Ma hai riempito di card. Ok, queste sono le non olografiche. Mamma mia. Mamma mia. Guardate che figata. Quante me ne date. Queste sono quelle non olo che ovviamente mi mancavano. E quindi ci hai pure chiappato. Mamma mia. Sai, io non so come ringraziarti. Mettiamole via. E non è finita qui. Cosa c'è qui dentro adesso? Qui vediamo Sai. Vediamo un po'. Un'altra scatolina. Spero di non aver saltato niente perché c'è talmente tanta roba. Un'altra scatolina. Guardate che spettacolo. Ah, e qui ci sono altre card. Mamma mia, che figa. Provo ad aprirle delicatamente. Ovviamente guardate la professionalità di sta ragazza. Tutte con le sleeve. E queste sono holo invece. Mamma mia, che belle. Una guerra intanto a caso. Che spettacolo. Guardate che bella anche questa di Rock Lee. Mamma mia. E con questo è tutto, raga. Cioè, io sono senza parole. Adesso vi mostro quanta roba mi ha regalato. Cioè, roba senza senso. Cioè, raga, guardate che roba. Lo so che l'ho detto mille volte, ma non sono abituato a ricevere queste cose, quindi ancora grazie. Eccomi qui, ragazzi, e niente, io non so cosa dire, cioè, continuo a essere senza parole, sono veramente strafelice di quello che ha fatto per me Sara, e dovrò trovare il modo di sdebitarmi, non lo so. Comunque, grazie davvero tanto, è stato tutto molto figo, sia l'unboxing, per quanto mi riguarda, almeno l'avete intuito un po' dalla voce, insomma, dall'emozione, e sia vedere tutto questo ben di Dio. Quindi grazie ancora, grazie. E vi ricordo appunto, per quanto possibile, che vi metterò qui sotto i contatti, scusate, vi metterò i contatti di Sara per appunto il profilo Vinted e il profilo Instagram, se vi dovesse interessare appunto avere informazioni su queste card e su tanto altro, e soprattutto acquistare da lei. Avete visto che pacchi, che meravigliosi che fa, che realizza, quindi non mi resta che ringraziarla ancora una volta, sarà la centesima volta nel corso del video. Per quanto a noi, ragazzi, io vi saluto come al solito e ci vediamo con un prossimo contenuto. Spero che il video vi sia piaciuto, un video un po' appunto particolare, che vi siate divertiti, almeno quanto mi sono divertito io. E come al solito ci vediamo a un prossimo video. Ciao ragazzi, a presto!